Cari amici, cari amiche, benvenuti. Andiamo oggi a vedere la settimana, lo faremo grazie all'astrologia, ma anche grazie alla cartomanzia con i miei tarocchi. Ti invito a guardarti il video praticamente per l'oroscopo, per le previsioni sia del tuo segno zodiacale, sia del tuo segno ascendente, sia per quello in cui hai la luna, per avere una previsione molto più accurata. Ok? Ti lascio al video, buona visione. Cari amici Ariete, andiamo a vedere dal 7 al 13 settembre per il tuo segno zodiacale. Vediamo un pochino l'oroscopo settimanale per te. Allora, innanzitutto vedo due transiti bellissimi per il tuo segno, ovvero Marte che cammina nel segno dell'Ariete e Venere che è appena entrata nel segno del Leone. Anzi, entra proprio sì, alla mezzanotte, insomma, proprio il giorno del 7 di settembre nel segno a te amico del Leone. Ok? Unico neo per il tuo segno zodiacale, questo Mercurio che sta camminando in bilancia, segno a te opposto. Ma andiamo per gradi. Allora, direi qui per il segno dell'Ariete una grandissima energia, una grandissima forza, ma anche una gran passione. Sicuramente qui stai vivendo qualcosa, sia che tu sia in coppia, sia che tu sia single. Quindi qui ci sono dei movimenti, ok? Affettivamente parlando, quindi in amore. Dicevamo, questo Mercurio in bilancia può portare dei tratti di unito anche a questo Marte sul Sole in Ariete, a questi tratti un po' bruschi, quindi magari potresti avere degli scontri verbali con qualcuno, in special modo, guarda, mi è cascata la torre, quindi in special modo se sei in coppia, ma potresti anche avere a che ridire naturalmente con qualcuno in generale, quindi non è detto che sia coppia, quindi che cioè con il tuo fidanzato o fidanzata, ma magari con un amico, con un collega e bla bla bla. Ma andiamo a vedere cos'altro ci dicono le carte. Mettiamole bene e partiamo. Allora, cosa accadrà al segno zodiacale? Allora, cosa accadrà al segno zodiacale dell'Ariete nei giorni dal 7 al 13 settembre 2020? Ti ricordo che ho pubblicato anche l'oroscopo, sia per il tuo segno zodiacale, sia con i tarocchi, insomma, interattivi. Andiamo a vedere un po' cosa succede. Segno zodiacale Ariete, andiamo a vedere. Sette, 13 settembre, Ariete. Sette, 13 settembre, segno dell'Ariete. Beh, diciamo che qui questo Marte, il dio della guerra, si fa sentire. Ma guarda, io ti vedo anche abbastanza agguerrito, agguerrita, sia che tu sia, infatti, sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna. Però poi, insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Allora, qui ci potrebbe essere una guerra vera e propria, con questo signore. Qui c'è un uomo o un potere che quest'uomo rappresenta. Mi spiego meglio. Qui ci posso vedere per alcuni di voi, in poche parole, si può andare dal semplice litigio, magari con la macchina, qui ci vedo anche la macchina, un litigio, uno scampato incidente con qualcuno che ci si manda al diavolo, ci si arrabbia di brutto, piuttosto che potremmo venire fermati dalla polizia. Attenzione alla revisione della macchina, controllate di aver fatto la revisione, da avere, che ne so io, di essere tutta in ordine, di essere tutto ok con il vostro mezzo di trasporto. Ci vedo anche quello. Cos'altro? Qui, capito, ci potrebbe essere anche uno scontro frontale. Se non è frontale, può essere sotterraneo, quindi non dichiarato, non detto, ma c'è. Anche sul lavoro, qui ci può essere qualche scontro anche sul lavoro. Però, insomma, andiamo un po' a vedere ancora. Qui ci può essere veramente, quindi se lavorate in un'azienda, in un negozio, in un grande magazzino, insomma, se avete a che fare in special modo con il pubblico, con la gente, attenzione.
Ariete. Quindi mi raccomando, siccome per vostra natura proprio siete anche abbastanza istintivi, impulsivi, cioè quello che avete nel cuore avete sulla lingua, qui bisognerebbe cercare di metterla un po' in a freno, sta lingua, durante queste giornate, perché potreste, insomma, trovare qualcuno che ce l'ha più lunga di voi, la lingua, ecco, o le mani. Quindi attenzione, esattamente. Qui ci potrebbe essere la rottura, ma io credo che si tratti di una rottura nel senso di litigio. Di litigio, sai quando uno si manda al diavolo? Qui ci potrebbero essere dei pettegolezzi, delle bugie che vengono a galla. Insomma, qui per ricapitolarla tutta insieme, qui ci vedo durante questa settimana, mi direte, ma succede solo questo? No, ma magari le carte mi fanno vedere questo perché è l'argomento che ti sta più a cuore o comunque la situazione più tosta, più importante per te da superare. Qui fanno vedere dei casini, nel senso un litigio, una chiusura della comunicazione, una guerra, uno scontro, diciamo, con una persona, ma io ci vedo una coppia qui che potrebbe essere questa coppia qui. Quindi può essere una coppia di lavoro, possono essere i genitori, può essere il vostro ex con la sua nuova fiamma o viceversa, capito? Insomma, nervosismo, guerre. Ed in effetti questo Marte in Ariete, meno male che c'è questa Venere in Leone, insomma, che vi fa cascare belle dritte in piedi, però insomma vi invita, diciamo così, allo scontro. Quindi cercate fin laddove potete di frenare voi, di tirare un pochino i freni della lingua, mi raccomando. Ok? L'impulso cercate di tenerlo a bada. Vediamo in amore, magari ci confermano che è in amore o è un'altra situazione quella di cui stiamo parlando, vediamo. In amore per l'Ariete, una carta per l'amore per l'Ariete, vediamo. Lasciati aiutare dagli amici. Ed in effetti qui pure gli amici ci sono. Quindi qui c'è una situazione che richiede quantomeno l'aiuto o il sostegno degli altri, ok? Soldi e lavoro e anima gemella. Quindi qui ci potrebbe essere, vedi, le carte paiono con altre, vedi, perdona e impara. Le carte paiono parlare proprio di questa situazione, di questa abbastanza pesante, che richiederà comunque sia del polso, della fermezza in una vostra decisione, in un vostro comportamento, e che potrebbe riguardare o questa coppia o uno dei due, cioè se tu sei uomo potresti avere a che fare con questa donna, se sei donna con questo uomo. Insomma, spero di essermi spiegata bene. Andiamo a vedere i segni zodiacali coinvolti, magari capiamo anche questi transiti qua che cosa stanno facendo. Vediamo un po' con quali segni zodiacali avrà a che fare il segno dell'Ariete. Quali segni zodiacali ci saranno coinvolti? Vediamo. Allora, qui c'è il Cancro, il Capricorno, Cancro Capricorno. Con quali segni zodiacali avrà? Ok, qui c'è il segno dei Gemelli, Ariete, quindi un altro Ariete. Qui c'è il Capricorno che viene confermato. Il Cancro che viene confermato. Allora, con quali altri segni zodiacali avrà a che fare l'Ariete durante la settimana? Il Leone l'abbiamo detto, no, questo lo posso anche togliere, solo la conferma. Allora, il Leone, con quali altri segni zodiacali avrà a che fare l'Ariete? Il Toro l'abbiamo detto, no. Ok, il Toro e la Bilancia. Il Cancro per la terza volta, quindi il Cancro viene rimarcato 3.000 volte. L'Ariete l'abbiamo detto, viene confermato. Quindi mi viene riconfermato di nuovo anche l'Ariete. E lo Scorpione. Basta, non ne tiro più. Scorpione, Leone, Cancro, Capricorno, Toro, Bilancia, Ariete, Gemelli.
Questi sono i segni che più escono in fuori. Fammi sapere nei commenti, dimmi i segni zodiacali, chi ti richiamano e la situazione che ti ho descritto, se la riconosci e cosa riconosci della situazione. Mi raccomando, un bacione, alla prossima. Ciao!